Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Onore e rispetto per il ciclismo alessandrino, soprattutto per loro, Fausto e Serse Coppi, e poi ancora per Girardengo, per gli altri campioni del ciclismo, nell'edizione del centenario del Giro d'Italia che approda in provincia di Alessandria, a Tortona. Per la città di Tortona e il suo territorio, l'arrivo di tappa del Giro rappresenta un evento di straordinaria importanza, un'occasione di festa e di omaggio allo sport in generale ed al ciclismo in particolare, che qui ha avuto grandi esponenti e vanta tuttora una vasta schiera di appassionati. L'appuntamento è per il 19 maggio, per poi ripartire la mattina successiva dal piccolo borgo di Castellania. I corridori provenienti da Reggio Emilia, dopo 162 km di percorso pianeggiante attraverso la pianura padana, si sfideranno nella volata finale in corso Cavour a Tortona. Per la città di Tortona e il suo territorio, l'arrivo di tappa del Giro rappresenta un evento di straordinaria importanza, un'occasione di festa e di omaggio allo sport in generale ed al ciclismo in particolare. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Ascolta le tue emozioni. Radio City. Ascolta le tue emozioni. Radio City. Fino al 29 gennaio 2017 bastano un SMS solidale o una chiamata da rete fissa al numero 45518 per donare da 2 a 10 euro e contribuire al progetto di Fondazione Teodora Onlus, un sorriso per i bambini in ospedale, per garantire la visita dei dottor Sogni ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia e ai piccoli pazienti che devono affrontare un intervento chirurgico.